Wedi, anticipazione di sabato 25 marzo, Riccardo, nuova spasimante per Armando. Sabato 25 marzo è stata registrata la puntata di Wedi che sarà trasmessa in TV a partire da lunedì prossimo. Le anticipazioni che stanno circolando in rete su tale appuntamento, dunque, riguardano soprattutto Gemma e Silvio, i due hanno convissuto per una settimana ma la scintilla con è scoccata. Alle riprese, inoltre, non ha partecipato Riccardo Guarnieri, il pugliese è alla sua seconda assenza consecutiva e i fan iniziano a chiedersi il perché. Gli spoiler che il blogger Pugnaloni sta fornendo sulla registrazione di Wedi del 25 marzo, sono tanti e tutti interessanti. Per quanto riguarda il trono over, si è saputo che tra Gemma e Silvio le cose non vanno, i due hanno vissuto insieme per 7 giorni a casa di lui. Ma la passione non è mai scoppiata. Il cavaliere, infatti, è entrato in studio con l'intenzione di interrompere la conoscenza e l'ha confermato accettato di iniziare a sentire al telefono due nuove corteggiatrici. Galgani non ha trattenuto le lacrime ed è fuggita dietro le quinte, a rincorrere la dama. Però, ci ha pensato Tina con uno dei suoi inimitabili siparietti. Novità interessante anche per Armando, il napoletano ha incontrato una nuova ragazza del cast e ha consentito a intraprendere una frequentazione con lei per capire se tra loro può nascere qualcosa. Gli spoiler delle riprese di Wedi del 25 marzo, però, riguardano anche un veterano del trono over che non era in studio. Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Riccardo non ha partecipato alla registrazione odierna e salgono a due le sue assenze ingiustificate. Anche una settimana fa, infatti, Guarnieri non era agli Helios mentre le dame del cast sfilavano e venivano votate dai suoi colleghi. Né Maria De Filippi né gli altri protagonisti del dating show, però, hanno fatto accenno ai motivi per i quali il pugliese non figura più nel parterre nonostante 10 giorni fa avesse accettato di conoscere una nuova ragazza. I fan del programma, dunque, stanno cominciando a domandarsi se sta finendo anche l'era di Riccardo, dopo Ida. Pinuccia, Biagio, Desdemona, Gloria e tanti altri, un altro volto storico del format potrebbe essere vicino alla fine della sua esperienza. Domenica 26 marzo ci sarà un'altra registrazione di Wedi e i curiosi non vedono l'ora di leggere le anticipazioni per scoprire se Riccardo Guarnieri sarà ancora assente oppure se i suoi due forfè consecutivi sono stati solo un caso o la conseguenza di impegni di lavoro che gli hanno impedito di essere a Roma nel weekend. Per quanto riguarda quello che è successo nelle scorse ore davanti alle telecamere. Si sa che Lavinia ha riaccolto Corvino a braccia aperte. Il corteggiatore ha chiesto agli autori di poter vedere la tronista. Dopo un'esterna di confronto e di coccole, lui ha deciso di tornare. Alessio Il Moro ha commentato la situazione dicendo di avere sempre più certezze sul fatto che la scelta finale della bella Mauro sarà il suo rivale. Sempre in merito alla decisione che la protagonista del trono classico dovrà prendere a brevissimo. Non ci sono aggiornamenti, né la giovane né la conduttrice hanno fatto accenno a quello che accadrà nel prossimo futuro. Ovvero quando la romana seguirà le orme del collega Federico Nicotera e sceglierà tra i due Alessio con i quali sta uscendo da 6 mesi. Anche il percorso di Nicole sembra essere a buon punto, le anticipazioni fanno sapere che la ragazza ha baciato con passione Andrea. Confermando di provare una forte attrazione fisica per lui.